Senti, Anna Maria Di Fabio, Università di Firenze, ordinario di psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Tu ti occupi anche di psicologia, dell'orientamento professionale e scolastico. Oggi abbiamo una platea che per buona parte è composta da studenti. Come aiutarli a far emergere la grinta? Un po' in base a quella che è la tua esperienza personale e professionale, che tipo di messaggio possiamo inviare loro? Grazie Luca, questa domanda fa emergere il tema della gratitudine perché la grinta, secondo me, noi la mettiamo in pratica bene quando ci accompagna anche l'elemento della gratitudine. E mi collego a Tiziana anche rispetto al tema del fare squadra. Noi ci costruiamo nella misura in cui abbiamo la possibilità di riconoscere aspetti in altri che sono per noi di valore, cioè caratteristiche in altri che riconosciamo come potenzialmente nostre, e conseguentemente facendo squadra, al di là delle distanze chilometriche, al di là delle distanze generazionali, facciamo squadra e diventiamo Tiziana partiva dal noi. Per cui abbiamo persone che ci accompagnano a sognare e noi siamo compagni di quei sogni per dare un significato, a come costruire la nostra vita. Personalmente il mio tema, quando ero molto più giovane e poi è rimasto negli anni, io volevo fare l'esploratrice, l'esploratore. Ma mi piaceva esplorare, non perché io, a me piace viaggiare, non sono una vacanziera, proprio non sono vacanziera, ma sono viaggiatrice, questo sì. Detto questo, però, non è che come esploratore starei, dentro condizioni estreme. Mi motivava l'andare a scoprire qualcosa. Cosa fa l'esploratore? L'esploratore va a scoprire per mettere a servizio degli altri, fondamentalmente. Perché altri possano anche vedere lui e poi gioire con lui di alcune cose. Ecco, questo che poi è il tema del noi, perché c'è sempre l'altro, sia l'altro a cui essere grato perché condivide, ha condiviso, mi dà la possibilità di condividere un'idea, un pensiero, un sogno e non sono sola, e contemporaneamente l'altro che è l'altro al servizio del quale insieme a me voglio mettere ciò che faccio. Io credo, Luca, in questa dimensione, una dimensione di relazionalità, a livelli diversi, dentro i secoli, dentro gli spazi geografici, nella possibilità di dare significato alla costruzione di qualcosa che è veramente importante per noi. E a quel punto fare sempre squadra. Fare squadra. Per una donna credo sia fondamentale fare squadra con la propria famiglia, qualunque sia quella che sceglie di avere o di non avere, a fare squadra anche con la famiglia che rifiuta di avere, cioè nel senso, ma fare squadra con le proprie idee di espressione anche di femminilità. Dico questo perché con Luca abbiamo condiviso questo aspetto prima di iniziare. Io in questa fase della mia vita ho questa responsabilità sulla psicologia del lavoro e delle organizzazioni all'interno della mia università, ma non è stato facile, ragazzi. Paradossalmente, 10 anni fa io ho vinto questo stesso posto in Francia e lì c'era stata la grinta, e c'era stata la grinta perché non mi andava bene quello come era in Italia, non mi andava bene, non me la sentivo di star qui a dire non gioco. Io gioco fino in fondo. Dopodiché, in Francia le porte erano state aperte, io ho vinto. Ma a quel punto ho assaporato la libertà del poter scegliere, dell'avere il supporto anche degli altri che avevano rispettato la mia grinta, perché la grinta intesa come impegno e come serietà sul progetto, molte volte ci dà anche poi solidarietà diverse dalle persone con cui siamo in relazione. Certo. A quel punto c'è stata la possibilità di essere liberi e di scegliere di rimanere in Italia e di rimetterci un sacco di grinta in gioco a quel punto, perché non ho trovato situazioni in cui era facile, che fosse riconosciuto quello che magari sul livello internazionale era già chiaro. Per rispondere alla domanda di Luca, mettersi in gioco fino in fondo rispetto a ciò che vogliamo davvero fare delle nostre vite,
Per me l'aspetto di bilanciamento, per esempio, lavoro-famiglia, era un valore, ma era un valore, come diceva Tiziana, anche il mio lavoro e quello che mi interessava fare. Per cui starci fino in fondo, non risparmiarsi per dare le gambe a quello che crediamo abbia un significato vero per noi. Grazie, grazie Anna Maria.